Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video recensione però dedicata a un libro sui tarocchi. È tanto tempo che non ne faccio una, volevo arricchire un pochino la sezione del mio canale che si chiama Biblioteca Esoterica. Trovate proprio una playlist dedicata in cui ci sono tutte le mie recensioni dedicate a questo tipo di libri. Oggi in particolare voglio parlarvi della Via dei Tarocchi di Alejandro Jodorowsky. Questo è un bel librone spesso, sono quasi 600 pagine, ci sono un sacco di contenuti e soprattutto l'autore è un personaggio particolare. Di solito Jodorowsky viene amato completamente oppure odiato completamente, ci sono poche vie di mezzo con lui. Però io sono un'eccezione perché sono una di quelle persone che invece ha un'opinione di Jodorowsky che è abbastanza una via di mezzo, quindi io non condivido tanto questa cosa che viene detta o si ama o si odia. In realtà io non lo amo, non lo odio, però ho un'opinione che sta un pochino in equilibrio tra quello che di lui apprezzo e quello che invece non apprezzo. Però prima di addentrarmi nella recensione del libro è necessario conoscere un pochino l'autore, perché altrimenti riesce poi difficile entrare davvero in questo tipo di lettura. Jodorowsky nasce nel 1929 ed è un personaggio che ha avuto una vita sicuramente ricca dal punto di vista culturale, ma anche dal punto di vista progettuale, perché ha fatto un sacco di cose. È uno scrittore, un drammaturgo, un cineasta, regista di teatro, studioso di tarocchi, un poeta, quindi sicuramente non possiamo dire che Jodorowsky non sia molto attivo dal punto di vista intellettuale, dal punto di vista dei progetti che lui ha seguito nel corso della sua vita. Nasce in Cile e il suo primo contatto con le carte lo ha da bambino, perché aveva solo 7 anni quando entra in contatto con delle comunissime carte da gioco, che però lo affascinano molto, solo che i suoi genitori gli avevano impedito di toccarle, di giocarci, perché sostenevano che non fosse un gioco per bambini e quindi lui le ha un po' viste come un qualcosa di proibito, di segreto, si chiedeva chissà che cosa c'è da scoprire in queste carte e ne rimane subito affascinato. Poi un giorno, rimasto in casa da solo, si mette a frugare nell'armadio e trova una scatoletta di latta con all'interno una sola carta dei tarocchi, nello specifico il carro. Però non era il solito carro che noi siamo abituati a vedere. Alla normale figura erano state aggiunte delle fiamme, quindi dietro alla figura del carro c'erano delle fiamme ed era una cosa abbastanza anomala. La madre di Jodorowsky gli ha spiegato che quella carta era diventata così, quindi le fiamme si erano aggiunte dopo, quando suo nonno era morto durante un incendio. E da qui si convinse ancora di più che le carte dei tarocchi erano cariche di mistero. Poi all'età di 10 anni si trasferisce a Santiago e negli anni 40 conosce Marie Lefebvre, una donna che all'epoca diede scandalo perché aveva 60 anni e il suo amante ne aveva solo 18, quindi all'epoca sicuramente non era una cosa socialmente accettata. Tuttavia Jodorowsky si accorge che questa donna è molto generosa, tutti i giorni gli offriva un pasto caldo e gli leggeva i tarocchi che aveva disegnato lei personalmente. Quindi Jodorowsky entra in contatto con i tarocchi molto più da vicino perché diventa il consultante, quindi la persona che comunque si faceva fare le carte. Comincia a entrare nel meccanismo, scopre quelli che sono i simboli, i significati, ne rimane ancora più affascinato e si convince che i tarocchi sono legati ad un amore incondizionato e alla generosità. Da qui comincia tutto il suo percorso di studio legato ai tarocchi. Prima di tutto comincia a collezionare i mazzi, è arrivato a possederne più di 1000, tutti diversi tra di loro, con figure particolari e con figure diverse. E poi mette in moto un progetto di restauro dei tarocchi. Lui vuole riportare alla luce i colori originali e vuole far emergere tutti quei simboli che nel tempo sono andati perduti perché sono rimasti nascosti o dal colore oppure dalla carta stessa che è stata disegnata in un determinato modo. Quindi si dedica a questo progetto, ci mette anni e riesce a restaurarli. Infatti esistono proprio i tarocchi restaurati di Jodorowsky, tira fuori dei simboli che
che in altre carte magari non sono presenti. Durante questo lavoro di restauro ha delle crisi spirituali, delle crisi mistiche, delle visioni durante il sonno, quindi insomma un cammino abbastanza forte, introspettivo e tormentato. Ovviamente continua a studiarli a fondo, tiene dei corsi di tarocchi e desidera poi trasmettere tutto il suo sapere agli altri, quindi comincia, oltre che a tenere corsi, anche a scrivere dei libri. Il metodo di Jodorowsky è tarologico e non cartomantico. Avevo fatto un video in cui vi spiegavo la differenza tra tarologia e cartomanzia, ve lo lascio magari giù in info box, così non mi ripeto adesso, altrimenti mi dilungo troppo, ma vi invito comunque ad andare a vederlo per chiarirvi le idee e capire quali sono le differenze. Comunque la tarologia è una lettura più introspettiva che pone il consultante in una posizione attiva e non passiva, quindi si chiede sempre cosa posso fare per far sì che questa cosa accada e non chiedere passivamente voglio sapere se questa cosa accadrà o meno. È comunque una lettura molto diversa, più introspettiva, più attiva, più psicologica, che sicuramente pone degli spunti di riflessione e crea degli stimoli molto interessanti. Però adesso che conoscete un pochino di più Jodorowsky, anche se in linea molto molto generale, veniamo al suo libro. Questa introduzione era necessaria perché parlare del libro di Jodorowsky senza dire nulla sull'autore io trovavo che avesse poco senso. Il suo libro, come vi dicevo prima, è abbastanza impegnativo perché sono 600 pagine. Però sono 600 pagine che a mio avviso si leggono abbastanza scorrevolmente, quindi non è noioso, non è pesante, almeno io non l'ho trovato così. L'ho trovato anzi interessante e stimolante perché in questo libro trovate degli spunti di riflessione che di solito nei normali manuali di tarocchi non ci sono, proprio perché pone questo accento sull'aspetto più introspettivo, più psicologico, sicuramente molto simbolico dei tarocchi. E quindi questo vi fa pensare a delle cose che magari normalmente in un classico manuale di tarocchi non emergono. Questo libro è strutturato in un modo ben preciso, c'è innanzitutto una lunga introduzione che riguarda la sua vita, il suo primo contatto con i tarocchi, tutto il lavoro di restauro, quindi diciamo che le cose che vi ho detto all'inizio del video poi voi le ritrovate qui con molti dettagli in più. Poi c'è un capitolo che si sofferma sulla composizione del mazzo di tarocchi e fa dei collegamenti con la simbologia e con le energie umane, quindi è molto interessante. Poi c'è una parte dedicata alla numerologia, alla simbologia dei colori, quindi diciamo che vi dà veramente tantissimi elementi e non tralascia nulla. Poi ovviamente ci sono tanti collegamenti con gli archetipi, ve l'ho sempre detto che gli arcani sono degli archetipi, quindi qui ovviamente lo sottolinea parecchio. Poi c'è un capitolo in cui vi illustra come si può costruire un mandala con i tarocchi, quindi anche questa secondo me è una cosa interessante. Poi c'è tutta la parte centrale del libro che si sofferma sugli arcani maggiori, quindi prende in esame tutte le carte singolarmente e fa una lettura simbolica, una lettura divinatoria. Poi per ogni carta c'è un paragrafo molto interessante e originale che dà voce alle carte. Infatti si intitola Come se la carta parlasse, quindi come se il matto parlasse, come se il mago parlasse, e praticamente dà voce alla carta, è la carta che racconta qualcosa di sé, è sicuramente una cosa originale che in altri libri ovviamente non potete trovare. Poi c'è tutto un altro capitolo dedicato agli arcani minori che vengono raggruppati per seme e per figure, quindi il lavoro è un pochino meno minuzioso rispetto a quello sugli arcani maggiori, ma tuttavia è comunque ricco di significati e di simbologia. Poi c'è un capitolo interessante in cui parla delle coppie di tarocchi, prendendo una carta femminile e una carta maschile, le mette in coppia e fa dei confronti, tira fuori delle simbologie, degli elementi comuni, degli elementi contrastanti, quindi anche quella è una parte interessante. Poi c'è un capitolo che è dedicato alle stesure, ce ne sono tante, fa tantissimi esempi, parla delle contraddizioni, dell'utilità di quelle stesure, parla dei limiti, dei punti di forza, fa degli esempi pratici e concreti, anche proprio prendendo determinate carte e facendo un'ipotesi di lettura, quindi è molto interessante, molto ricco.
E poi alla fine del libro descrive e illustra quello che è il suo punto di vista. E diciamo che tutto il libro, secondo me, è da considerarsi il suo punto di vista. Questo perché lui prende la carta e la analizza dal punto di vista simbolico e divinatorio, ma mette veramente tanto di quello che lui ha studiato, di quello che lui ha scoperto durante il restauro che ha fatto dei tarocchi. Quindi non si limita, come tanti altri libri, a dare un significato simbolico e divinatorio, a fare degli esempi di stesura, ma mette molto di più. Intanto tira fuori dei simboli che nelle carte più comuni magari non appaiono neanche, e quindi sicuramente c'è già qualcosa in più. E poi trova degli elementi di originalità nello studio dei tarocchi. Sicuramente quella di dare voce alla carta può essere molto interessante. A molti non è piaciuto quell'aspetto, però non si può negare che sia originale. Poi sicuramente tira fuori degli aspetti che sono anche legati alla parte più psicologica, diciamo così, della persona che si fa fare i tarocchi. Quindi insomma c'è tanto materiale ed è tutto, secondo me, molto molto dettagliato. Però adesso che vi ho illustrato per filo e per segno tutta la struttura del libro e tutti i contenuti, vorrei anche dirvi cosa ne penso io. A me sinceramente per alcuni aspetti è piaciuto e per altri aspetti mi è piaciuto meno. Io prima di tutto l'ho considerato un manuale di studio, perché a me piace studiare i tarocchi, mi piace approfondirli, mi piace entrare nella simbologia, quindi come manuale di studio questo comunque l'ho apprezzato parecchio. Ci sono però dei punti, secondo me, di forza e altri che sono dei punti di maggior fragilità. Un punto di forza sicuramente è che permette al lettore di entrare nella simbologia dei tarocchi, permette al lettore di avere degli spunti di riflessione in più, degli spunti di riflessione diversi che in altri libri comunque non trovate, e vi permette di ampliare l'intuizione. Quindi attraverso questo studio del simbolismo potete sicuramente cogliere degli spunti di riflessione per lavorare sulla vostra capacità intuitiva. Un punto di fragilità è che secondo me ci sono troppi dettagli nelle sue carte, troppi simboli, quindi si rischia poi di perdere un pochino la visione generale e di soffermarsi troppo su quel dettaglio che poi magari fa perdere di vista quella che è l'interpretazione centrale. I dettagli che lui aggiunge, a mio avviso, a volte possono riempire un pochino troppo. Quindi in generale diciamo che ci sono questi due punti, uno di forza e uno di fragilità, che volevo sottolineare di questo libro. Poi ovviamente il punto di forza per eccellenza è proprio il fatto che Jodorowsky ha il merito di aver creato la tarologia come lettura dei tarocchi, quindi di porre le persone in una posizione attiva, come dicevo prima. Sicuramente rispetto alla classica cartomanzia, la tarologia vi dà degli elementi in più che possono essere davvero utili, che possono davvero fare della lettura delle carte uno strumento di guida, uno strumento che possa in qualche modo tirare fuori delle risorse che avete, che magari non riuscivate a vedere. Quindi sicuramente questo è il merito principale. Poi magari non a tutti piace il metodo tarologico, c'è chi preferisce quello cartomantico, però sicuramente questo amplia molto di più le prospettive. Anche perché è interessante capire come Jodorowsky tratta gli aspetti negativi delle carte. Quelli ci sono, non vanno negati ovviamente, però col metodo tarologico anche un aspetto negativo può essere sempre modificato dal comportamento della persona. Magari può essere una specie di avvertimento e la persona può poi modificare le sue azioni per cambiare le cose. Invece nel metodo cartomantico molto spesso è un po' come se fosse un verdetto: le cose andranno male, ve lo danno come verdetto e non potete fare nulla. Invece col metodo tarologico sicuramente in una carta negativa, dove la notizia è le cose andranno male, però poi ci si aggiunge: ma tu puoi fare questo per far sì che poi vadano bene, o comunque puoi fare questo per ridurre i danni quantomeno. Quindi insomma c'è sempre la persona che viene messa al centro. Questa è la mia opinione sul libro di Jodorowsky. Credo che sia stato un video abbastanza lungo, però con un libro di più di 600 pagine era difficile essere sintetici. Fatemi sapere nei commenti se voi lo avete letto e cosa ne pensate. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.